abbraccio affettuoso a voi tutti. Il mio non sarà un vero e proprio intervento perché è giusto lasciare spazio al nostro candidato sindaco Sergio Clemente, che vorrà ancora una volta illustrare le sue proposte e le sue iniziative. Lo ha fatto questa sera in maniera egregia su Rete 6 in una lunga trasmissione dove ha illustrato tutte le proposte che porterà portato alla vostra attenzione. La più significativa la vedete lì, la sua rinuncia alla indennità di sindaco a favore delle associazioni cervinaresi per 5 anni. Un segnale di grande sensibilità. Questa è la sensibilità di cui siamo capaci. Io però devo fare un ringraziamento ed una confessione. Parto dalla seconda. Vi dico in tutta sincerità che stasera sono veramente emozionata. La vostra presenza così massiccia, così numerosa, suscita grande emozione, un'emozione che non ho provato neppure questa mattina, quando insieme all'amico De Luca, a Walter Beltroni, alle senatrici armate di Incostante, a Enzo Amendola, abbiamo chiuso la campagna elettorale ad Avellino. E l'emozione che nasce dal mio attaccamento alla mia Cervinara, alla mia città, alla città dove sono nata, dove vivo con la mia famiglia. E lasciatemi fare un ringraziamento alla mia famiglia che mi sta sostenendo in maniera compatta in questa campagna elettorale. Grazie. Un ringraziamento a voi che siete così presenti in maniera massiccia, che ci state sostenendo con grande entusiasmo, ma lasciatemelo dire, un ringraziamento a tutti coloro, e credetemi, sono tantissimi, che nel chiuso delle loro stanze ci stanno dimostrando tutta la loro stima, la loro solidarietà e il loro sostegno. Hanno avuto nei confronti miei e degli amici della lista Futuro, apprezzamenti per la posizione di chiarezza, di coerenza che ci ha guidato nelle nostre scelte. Hanno dato il loro sostegno, soprattutto di fronte a degli attacchi che sono venuti dai componenti della lista numero 1 nei confronti della mia persona. Credetemi, attacchi assolutamente ingenerosi. Diciamocela chiaramente. Ci hanno provato in tutti i modi a mischiare le carte, ci hanno provato in tutti i modi a tentare di macchiare quella che è stata una scelta di coerenza e di chiarezza, ma noi abbiamo dimostrato con i fatti che siamo rimasti al nostro posto, abbiamo dimostrato che siamo rimasti fedeli ai valori e al progetto del Partito Democratico. Lo abbiamo fatto con la presenza di tutti i riferimenti istituzionali del Partito Democratico, il segretario regionale, il senatore De Luca, l'onorevole Fioroni e attraverso, lasciatemelo dire, la straordinaria, impagabile, ineguagliabile presenza di Vincenzo De Luca, tale candidato alla presidenza della Regione Campania. La sua vista ieri qui a Cervinara è stata, per utilizzare le sue parole, un regalo, un cameo che ha voluto fare a me, ma che ha voluto fare a tutti voi, ha voluto fare alla città di Cervinara, perché ha constatato con mano l'impegno che noi della lista Futuro stiamo profondendo per rilanciare la nostra città sul piano provinciale e sul piano regionale. E nel viaggio che abbiamo fatto insieme, venendo da Avellino qui a Cervinara, ad Avellino dove avevamo fatto un'altra manifestazione, io ho illustrato un po' tutte le nostre potenzialità, le capacità che offre Cervinara, la laboriosità della nostra gente, l'intelligenza dei nostri giovani, la voglia che ha di Cervinara di esprimere a tutti i livelli le proprie capacità politiche, le proprie capacità amministrative, la voglia di essere protagonista sul piano regionale. E lui, Vincenzo De Luca, si è reso garante dell'attenzione della politica regionale nei confronti della città di Cervinara. E io sono convinta che manterrà questo impegno, perché De Luca è persona per bene, è persona seria e lui rappresenta il nostro riferimento, lui rappresenta quel rinnovamento che stiamo qui cercando di portare avanti anche qui a Cervinara. Vi dico solo una cosa, perché ho saputo che stasera qualcuno ha voluto lasciar passare, però facendo un tentativo vano,
il messaggio che De Luca non rappresenta il rinnovamento e che il rinnovamento sono i De Mita, i Mastella, i Cosentino, sono quelli che hanno gestito la regione Campania negli ultimi 10 anni, sono i responsabili del disastro della sanità e dell'ambiente, sono i responsabili del malaffare che ha governato la regione Campania. Queste sono le persone per bene, De Luca, Fioroni, sono i nostri riferimenti, sono le persone per bene che stanno portando avanti una battaglia di legalità e di trasparenza, come stiamo facendo noi della Lista Futuro. Ed è per questo che chiediamo il vostro sostegno, vi chiediamo un ultimo sforzo in queste ore. Chiamate i vostri amici, i vostri parenti, telefonate, dateci lo sforzo, l'ultimo sforzo, fate l'ultimo sforzo. La vittoria è vicina, un futuro migliore per Cervinare è in vicino. Saremo noi, noi della Lista Futuro. Grazie.